Con il termine design si intende una particolare forma o un particolare disegno che ha carattere creativo e come tale costituisce proprietà intellettuale, quindi è tutelato dall'ordinamento. È tutelato soprattutto se si deposita, quindi tramite brevetto, si ha tutela piena da parte della legge per quanto riguarda la propria creazione. Il deposito avviene sostanzialmente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, se si sta facendo riferimento all'ambito nazionale italiano, e depositando appunto il disegno si aprirà un periodo di opposizione al termine del quale appunto si avrà la registrazione vera e propria del disegno. Ecco, durante il periodo di opposizione tutti i soggetti che ritengono di essere lesi da quel disegno, come ad esempio quelli che lo hanno depositato in precedenza o ne hanno uno molto simile, quindi si potrebbe creare confusione, possono opporre appunto opposizione. Ecco, questo periodo apre una finestra temporale di controllo che però è passiva, non è attiva, nel senso che l'UIBM non farà alcuna verifica attiva per appunto andare a controllare se esiste un design di quel tipo, ma appunto lascia il tempo ai soggetti che si ritengono lesi di opporre appunto opposizione. Ma perché ho specificato questo aspetto? Perché si sta divulgando una pratica scorretta e molto fastidiosa in capo agli Amazon Seller, che hanno sostanzialmente sfruttato questa procedura come un bug per avere dei vantaggi che non gli spettano. Ecco, in particolare perché sto dicendo questo? Perché i requisiti per registrare un design sono sostanzialmente due: la novità e il carattere individuale. Con il termine novità si intende appunto che quel disegno non deve essere mai stato divulgato in pubblico. Quindi se un disegno è già presente in pubblico, io lo vedo, non l'ho creato io, non posso prenderlo e andare a registrarlo, perché appunto difetta del requisito di novità. Diverso è il caso appunto del titolare che entro il termine di 12 mesi dall'immissione di quel, diciamo, disegno, della messa a conoscenza di quel disegno, può comunque registrarlo. Ma se io non sono il titolare, se quel disegno non è mio, io non posso prenderlo e andare a registrarlo. E l'altro è il carattere individuale, cioè il fatto che quel determinato disegno mi faccia subito pensare a un particolare oggetto, a un particolare appunto design diverso da tutti gli altri. Quindi è immediatamente riconoscibile che si sta facendo riferimento a un design diverso da tutti gli altri. Quindi deve avere carattere individuale in questo senso. Però abbiamo detto che il periodo di opposizione è appunto passivo, cioè non c'è una verifica attiva. Quindi chiunque può individuare un design, prenderlo e registrarlo come proprio, nonostante quel particolare disegno, quella particolare forma sia già di dominio pubblico. Nonostante questo non sia possibile, proprio perché appunto è richiesto dalla legge che appunto sia nuovo, cioè che non sia mai stato sostanzialmente divulgato. Ecco, perché dico che ci sono Amazon seller che sfruttano questa situazione a loro vantaggio? Perché per evitare che altri competitor possano vendere il prodotto di una determinata forma o con un particolare design, che è appunto di dominio pubblico, come capita quotidianamente, registrano quella particolare forma e vengono tutelati da Amazon in riferimento a chiunque metta nel mercato un prodotto con quella del particolare design. Questo perché? Perché appunto è avvenuta la registrazione del design a proprio nome. Quindi sostanzialmente io vedo un prodotto che ritengo possa funzionare. Tra l'altro me ne accerto perché appunto vedo tanti seller che producono fatturato vendendo quel prodotto. Quel disegno non è registrato, lo prendo, lo deposito a mio nome, escludo tutti gli altri dal vendere quel determinato prodotto. Amazon mi tutela ed è proprio il caso che è successo appunto a un seller che è stato in qualche modo bloccato dal vendere un determinato prodotto nonostante la forma di quel prodotto fosse di dominio pubblico, quindi ci fossero sostanzialmente decine e decine di prodotti a brand differenti con la medesima forma. In questo caso abbiamo aiutato il seller, abbiamo riattivato il suo ASIN muovendoci su un duplice fronte. Il primo è quello nei confronti del seller. Abbiamo inviato una diffida nella quale appunto spiegavamo le nostre ragioni, nella quale lo informavamo che il suo design difettasse del requisito della novità, inoltre nella quale lo informavamo che appunto quel disegno era comune di dominio pubblico, c'erano tantissimi seller che vendevano quel prodotto e quindi gli chiedevamo di sostanzialmente rimuovere la segnalazione.
Il seller ci ha fatto rispondere dal suo reparto legale dicendo che in realtà aveva diritto a escludere tutti gli altri, aveva un design registrato e quindi sostanzialmente ci aveva addirittura richiesto un risarcimento pecuniario nel caso in cui avessimo continuato a vendere quel determinato prodotto. Forti delle nostre ragioni, noi abbiamo allora messo da parte la pratica con il seller e ci siamo concentrati sul piano d'azione da inviare ad Amazon. Ecco, in questo caso non sapevamo se Amazon fosse pronto a recepire delle argomentazioni di stretto diritto, quindi abbiamo fatto un piano d'azione semplificato, quindi comprensibile anche ad un operatore che non sia sostanzialmente un esperto in materia di design o di proprietà intellettuale, e abbiamo allegato una relazione da parte di un consulente esperto di proprietà intellettuale che andasse nel dettaglio. Fatto questo, abbiamo anche inviato un'ulteriore diffida al seller, dove appunto chiedevamo noi questa volta appunto, un risarcimento pecuniario nel caso in cui non avesse rimosso la segnalazione, e minacciavamo anche di agire con l'azione di nullità in modo da far appunto eliminare rimuovere il suo brevetto che di fatto è appunto nullo, proprio perché difetta di quelli che sono i requisiti richiesti per legge per la sua registrazione. Il risultato è stato che pochi giorni dopo, circa una settimana, Amazon ci ha riattivato l'ASIN ancor prima che il seller rimuovesse la segnalazione. Quindi è assolutamente una questione che ha deciso Amazon, nonostante il seller non avesse ancora rimosso la segnalazione. Inoltre, il giorno dopo, quindi non so se sia stato un caso oppure se sia stato proprio voluto, il seller ha rimosso la segnalazione probabilmente per paura che noi agissimo con l'azione di nullità. Ecco, con questo video voglio semplicemente dare appunto un messaggio, mandare un messaggio ai seller che sono convinti e sanno di aver ragione. Non fatevi spaventare dalle segnalazioni che vi inviano i competitor, anche se vi risponde il reparto legale. Se voi siete nel giusto, proseguite con la vostra azione, parlate con Amazon, rispondete a tono alle diffide che vi inviano i seller, in quanto se avete ragione, in un modo o nell'altro dovrete proseguire e ottenere quelli che sono la tutela dei vostri diritti. E in questo caso la riattivazione dell'ASIN o il ripristino dei vostri privilegi di vendita. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande, scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!